Preside, dopo tantissime fatiche, dopo un successo strepitoso in teatro, arrivano anche altre soddisfazioni, perché al netto delle spese siete riusciti ad accumulare la somma di oltre 2.300 euro, che servirà a che cosa? Allora, questi, siccome era questo il progetto, serviranno per acquistare dei libri da dare in comodato d'uso ai ragazzini che si iscriveranno, che sono già iscritti, e frequenteranno la prima media l'anno prossimo. Questo perché? Perché da un sondaggio è chiaro che un progetto nasce da un bisogno. In questi 2 o 3 anni, gli ultimi soprattutto, mi sono accorta che molti ragazzini, pur essendo motivati, pur avendo piacere di venire a scuola, si sono trovati in difficoltà perché i genitori, disoccupati per varie ragioni, perché non parlo solo dei dipendenti dell'ENI, ma parlo anche di commercianti, di famiglie che si sono trovate in gravi difficoltà. Ora, siamo chiari, questa distribuzione dei libri sarà fatta attraverso la presentazione dell'ISEE, in maniera che si possano valutare le famiglie che hanno realmente bisogno. Quindi attraverso dei criteri oggettivi andrete a valutare laddove ci sono delle necessità e la scuola viene incontro. È un gesto sicuramente bellissimo che però risolverà anche dei problemi di mancanza di libri nei primi giorni di scuola, cosa che spesso è accaduta. Ma non solo questo. Noi l'abbiamo fatto, ci siamo veramente messi in gioco, perché nessuno di noi è attore o attrice, ma l'abbiamo fatto veramente col cuore. E io ringrazio i docenti, i miei docenti, i genitori, l'intero consiglio d'istituto, che pur non avendo mai nemmeno l'idea di cosa fosse un copione, ci siamo cimentati ed è andata bene. Che cosa si augura per il nuovo anno scolastico, preside? E l'anno prossimo ci inventeremo qualche altra cosa.